La terza parte nel manuale, capire come funziona la grammatica, riguarda le classi di parole o parte del discorso, a quella che tradizionalmente sarebbe messa per prima, secondo, diciamo, la disposizione tradizionale dei manuali, che si trova nei manuali, ma invece qui compare dopo che noi abbiamo capito la struttura sintattica della frase e questo incide su come le parti del discorso vengono trattate. In particolare nella prima unità, le parole nella frase si dà conto dei diversi criteri in base ai quali è possibile descrivere le classi di parole. E questi criteri sono diversi fra di loro, c'è il criterio semantico, cioè a che cosa serve quella classe di parola, che cosa fa nella frase. Di solito noi diciamo che cosa indica, ma è proprio meglio vedere qual è la sua funzione semantica all'interno della frase. E poi c'è il criterio morfologico che riguarda la forma, cioè le variazioni possibili, naturalmente solo delle parti del discorso variabili. E il più importante che è il criterio sintattico, cioè in che posizione e con quale funzione si trovano le parole in una frase. Quindi per quel che riguarda il criterio semantico, noi sostituiamo, diciamo, la dicitura indica, ma non rinunciamo a vedere a che cosa servono le parole. Per esempio, i nomi indicano o si riferiscono meglio a referenti, referenti che sono fuori dalla lingua, che si trovano nella realtà. Anche i pronomi si riferiscono a referenti e la differenza è che i nomi sono parole piene, mentre i pronomi sono parole vuote, quindi c'è questa grande differenza tra parole piene semanticamente e parole vuote, da cui discendono poi una serie di conseguenze che nel libro sono descritte. Il criterio semantico è quello che ci permette di descrivere le sottoclassi, che in questa terza parte, non sono trattate se non in fondo, in una parte che comincia tardi, a pagina 444, ricapitoliamo le parti del discorso, in particolare a pagina 450 si parla delle sottoclassi. Le sottoclassi sono quelle che di solito noi chiediamo ai bambini dell'elementare quando facciamo fare l'analisi grammaticale, nome, proprio, oppure aggettivo possessivo, dimostrativo, avverbio di luogo, di modo. Quindi le sottoclassi che quasi sempre hanno come criterio il loro significato. Quanto alla forma, al criterio morfologico, si fa riferimento a un concetto che è quello della forma di parola. Il nome, per esempio, può avere due forme di parole, non è soltanto il singolare e il plurale. Certi aggettivi ne possono avere quattro, cioè il maschile e il femminile singolare e il maschile e il femminile plurale. Quindi diciamo che questo criterio ci permette di osservare ovviamente che il verbo è la parola, che è la classe di parola che ha il maggior numero di forme, che si chiamano forme appunto verbali. È interessante la questione delle variabili, cioè come mai, cosa sono le variabili e che cosa permettono di fare le variabili. Per esempio, le variabili dell'aggettivo permettono all'aggettivo di concordare con il nome, quindi ci riportiamo a un criterio che abbiamo già studiato nella seconda parte. E diciamo che il criterio morfologico, quindi del criterio morfologico non si dice più di tanto perché si rimanda poi alle parti specifiche, mentre viene analizzato approfonditamente il criterio sintattico, facendo vedere un principio un pochino nuovo. Nel senso che le parti del discorso hanno una loro funzione che possiamo dire primaria o prototipica. Per esempio, il nome sta al centro del gruppo nominale e fa, diciamo, da capo del gruppo, dando il genere all'articolo o se c'è l'aggettivo. Ma non c'è corrispondenza fra classe di parola e funzione. Perché a parità di funzione io in quella posizione posso trovare
un'altra classe di parola. E questo è un principio che è noto a tutti, perché i sostantivati sono dei non nomi che fanno funzione di nome. Però questo concetto di funzione è veramente importante, perché ci permette di capire tante cose, per esempio il pronome che fa funzione di nome. Ecco, diciamo che il criterio sintattico è quello per cui noi riusciamo a capire di che classe di parola si tratta guardando la composizione, non guardando la singola parola, quello che vi dicevo dell'aggettivo o del pronome possessivo, che si possono distinguere solamente attraverso un criterio sintattico. E qui c'è un esperimento che io ho fatto mille volte anche in classi di piccoli, e cioè una poesia come il Lonfo di Fosco Maraini, che tutti i bambini riescono ad analizzare, cioè riescono a dire chi è il nome e chi è il verbo senza capire il significato, quindi cioè senza che sia possibile utilizzare il significato. Ecco, è importante questo discorso sulla funzione, perché in italiano ci sono tantissime parole cosiddette polifunzionali, cioè che possono stare in più funzioni. Per esempio, lungo la strada, un aggettivo fa da preposizione, il mio vicino, un aggettivo fa da nome. Lavorare stanca va bene, un verbo fa da nome, una stoffa andante, un verbo, in questo caso un participio fa da aggettivo, sotto il banco, una parola che potrebbe essere un avverbio, invece qui fa da preposizione, o anche prima di partire, una parola che potrebbe essere un avverbio, invece fa da congiunzione, prima di. Ecco, la più polifunzionale di tutte è la parola che, e noi lo sappiamo bene come insegnanti, perché è quella che è più difficile poi da analizzare. Ecco, quindi diciamo che sulla questione della funzione è bene mettere l'occhio, quindi dedicarci un po' di tempo. Qui, siccome questa parte è molto lunga, non vi intrattengo su le parti a che cosa serve la grammatica, se non sporadicamente, che è la letteratura, e a proposito dei singoli capitoli, dico questo, che in realtà si approfondiscono degli aspetti che noi anche certe volte non approfondiamo. Per esempio, sul verbo non si fa tutta la trattazione dei tempi verbali, di cui si trova un approfondimento online, quindi su come si assimilano, come si studiano, mentre è importantissimo la cosiddetta semantica del verbo. Per esempio, l'aspetto verbale è un argomento non molto trattato, oppure la consecutio temporum, di solito fanno i liceali perché ne hanno bisogno per la sintassi latina, invece la consecutio temporum è fondamentale per la comprensione di un testo qualunque in italiano. Quindi diciamo che l'attenzione in questi capitoli della terza parte è posta più sugli aspetti semantici, quindi sono quelli che poi riguardano la comprensione del testo, che non alla classificazione delle sottocategorie, che ho detto che è spostata alla pagina 450, e nemmeno sugli aspetti morfologici. Diciamo che si danno per ripassati in sezioni online. Ecco, quindi naturalmente il verbo occupa diverse pagine proprio per la quantità di variabili che sappiamo. L'unità che riguarda il nome riguarda invece tutto il gruppo nominale, quindi anche l'articolo e l'aggettivo, e vi segnalo la parte dei modificatori del nome, quindi quelli che stanno a destra del nome, quelli qua, a destra del nome noi troviamo con la stessa funzione di, attenzione, restringere il senso del nome, forme linguistiche differenti. Questo è nuovo, perché noi nei nostri libri la classificazione ce l'abbiamo per forme linguistiche, non per funzioni. Qui invece si classifica per funzioni, e quindi dico, io per restringere il nome, scusate, il significato di un nome, quindi da biro, no? Scusate, la penna quale? La penna stilografica che mi ha regalato la mamma, la penna stilografica d'oro,
No, io modifico, perché se è stilografica non è biro, se è quella che mi ha regalato la mamma non è la tua, se è d'oro preziosissima non è quella di plastica. Quindi la restrizione, no, è interessante, è un meccanismo semantico importante perché vedete che implica un negativo. La penna stilografica non è la biro o quella di plastica. Quindi è un fenomeno semantico importante e può realizzarsi in modi diversi, perché io posso utilizzare l'aggettivo, la penna stilografica, posso utilizzare un complemento, la penna d'oro, posso utilizzare un participio, che poi è una relativa implicita, la penna comprata dal cartolaio, oppure posso utilizzare proprio la relativa, la penna che mi ha regalato la mamma. Quindi diciamo questo del modificatore del nome è un principio importante per la comprensione, l'abbiamo trattato nel capitolo, nell'unità 3. Nell'unità 4, che è quella relativa ai pronomi, vi segnalo, fra le varie cose, la questione dei pronomi tonici e atoni, perché i pronomi tonici e atoni si capiscono se uno ha capito la questione della struttura comunicativa della frase e che cosa è il tema e qual è la parte importante, quella che viene chiamata tecnicamente rema. Perché? Perché i pronomi tonici sono sempre rema, cioè sono sempre informazione importante, mentre i pronomi atoni sono sempre non rema, quindi non accentati, non sono informazioni comunicativamente salienti. Questa è la differenza fra le ho dato il regalo e ho dato il regalo a lei, dato il regalo a lei. Si capisce di più, lui ti ama, lui ama te. Ecco, quindi diciamo che viene data una spiegazione comunicativa di un fenomeno che solitamente viene semplicemente classificato. Questi sono i pronomi tonici, questi sono i pronomi atoni. Naturalmente c'è tutta la parte importante sui pronomi doppi. Ve lo direi, gliene parlo, gliel'ho detto, eccetera, con la sua appendice ortografica, che viene poi ripresa anche nell'approfondimento ortografico della parte numero 1. Ecco, qui vado veloce, mi preme segnalarvi il capitolo delle preposizioni dove viene concentrata l'analisi logica. Perché? Perché le preposizioni, introducendo gruppi nominali, reggendo nomi e introducendo gruppi nominali, danno luogo a fenomeni di significato. Teniamo presente che la preposizione di per sé non ha un significato dirimente, tant'è che soprattutto la preposizione di si usa per tantissimi complementi, mentre quello che fa testo è la parola piena. Quindi il nome retto dalla preposizione. Quindi diciamo che invertiamo un po' il metodo, mentre di solito si dice di chi, di che cosa, chi a che cosa, che non funzionano, perché di a con possono reggere e segnalare moltissime relazioni logiche, guardando invece la parola piena, guardando il contesto, ovviamente anche il verbo, quello che il verbo richiede, noi riusciamo a identificare i cosiddetti complementi. Mi preme segnalare la questione delle cosiddette improprie. Le preposizioni improprie non esistono. Forse le preposizioni improprie in realtà vengono trattate fra le polifunzionali nella prima unità. Cioè, che cosa sono le improprie? Le improprie sono parole che possono essere molte cose e che quando reggono un nome, quando reggono un gruppo nominale, stanno facendo funzione di preposizioni. Ecco, questo volevo richiamarlo sulle preposizioni. Ecco, vi segnalo che i cosiddetti complementi, che di solito sono messi secondo i casi latini del tipo genitivo, dativo, accusativo, no, qui sono ordinati a seconda se fanno parte della frase minima, se sono dipendenti da un verbo specifico. Per esempio, tutti i complementi di luogo dipendono da verbi specifici. Se sono invece aggiunti, se sono circostanze, quindi quelli che formano la frase semplice, se sono retti da nomi o sono retti da aggettivi, quindi diciamo che sono ordinati secondo
un criterio che viene dichiarato e che permette anche, fa anche d'aiuto, diciamo, in certi casi a riconoscere, anche se ci sono dei complementi che possono essere retti da nomi oppure da verbi, per esempio i complementi di luogo possono essere retti da verbi, ma possono essere invece aggiunti ad essere circostanziali. Quindi diciamo che il criterio non è assoluto, è una guida per organizzare questi famosi complementi e dare loro una logica, diciamo, nel presentare. Ecco, l'ultimo capitolo di questa lunga parte riguarda l'avverbio e la congiunzione. Qua la semantica la fa da padrone, perché l'avverbio, quando non è un complemento avverbiale, ieri, qui viene spiegato, non mi dilungo. Quando non fa da complemento avverbiale è, anche qua purtroppo si usa questa parola modificatore che non è molto trasparente perché può significare due cose diverse, ma è interessante perché l'avverbio si attacca non solo al verbo, ma si attacca anche a nome. Per esempio, se io dico anche o anche quella persona, questo è un avverbio che modifica un nome. Quando io dico purtroppo sono in ritardo, purtroppo modifica l'intera frase. Ecco, quindi gli avverbi sono trattati con gli avverbi modificatori sono trattati a seconda che modifichino un nome, un aggettivo, un avverbio o un'intera frase, mentre quelli che modificano il verbo di solito sono complementi avverbiali. Ecco, sulle congiunzioni vi segnalo una particolarità, e cioè che la solita differenza tra coordinanti e subordinanti non è sufficiente. Non è sufficiente perché le coordinanti possono essere di varia natura. Quelle che noi abbiamo sempre chiamato coordinanti sono di varia natura, perché o contribuiscono a formare gruppi doppi, io e te, vado e torno, bello e buono, o servono a collegare con e due predicazioni, vado al mercato e compro quello che serve. Ma servono anche per fare frasi, Maria va al mercato e Giovanni resta a casa. Diciamo così, queste sono come delle quelle che abbiamo chiamato coordinanti semplici, e o ma. Tutte quelle che nella tradizione si chiamano congiunzioni coordinanti del tipo perciò, allora, quindi, così, noi, oggi non vengono più considerate in realtà congiunzioni, vengono considerate, diciamo, in funzione testuale, no? Come se fossero delle parole di collegamento semantico fra parti di testo, e quindi hanno una, diciamo, non si possono usare per fare gruppi doppi, per esempio, ecco, e servono invece a formare testi con dei collegamenti semantici espliciti. Ecco, qui c'è una parte interessante, come si fa a coordinare tra loro due dipendenti, che naturalmente non di cui ci parla. Ecco, segnalo nella parte delle congiunzioni delle tabelle in cui ci sono una serie di esempi di congiunzioni analizzate nel loro significato. Alcune sono difficili e quindi analizzarle con gli studenti può essere particolarmente importante. Il capitolo sì, nell'unità si chiude con quelli che vengono chiamati connettivi, i connettivi testuali, quindi che non erano neanche considerate congiunzioni prima. È una parte molto importante perché per la comprensione del testo i connettivi sono fondamentali e si dividono in connettivi, diciamo, logici e connettivi che organizzano il testo. Pensiamo a non solo, ma anche. Se è vero che, è vero anche che, da un lato o dall'altro, ecco, questi sono connettivi che servono come a strutturare il testo. Ecco, abbiamo saltato tutti quelli che si chiamano a che cosa serve la grammatica, che potete vedere nell'indice del libro, sfogliando il libro.